Ed eccoci qua, amici telespettatori, rieccoci qua al nostro appuntamento, 20° giorno di digiuno totale. Non ci posso credere neanch'io. Fino ad oggi ho resistito tantissimo e ancora non mi sento pronto per lasciare questo digiuno. Ancora sto continuando. Ripeto, è il 20° giorno ed esattamente 20 giorni che non mangio assolutamente nulla. Mi sono alimentato solo di acqua e vitamine di queste incapsulate a livello di multivitaminico, vitamina C, magnesio e potassio, ferro, e vitamina B12 ed omega 3. E in più mi sono alimentato anche con il liquido che faccio fai da te, dove ci metto nel mezzo i semi di chia, semi di sesamo, semi di papavero, semi di lino e il tarassaco. Il tarassaco sarebbe un'erba che si può chiamare anche dente di leone, mescolo tutto e faccio un liquido fai da te e me lo vado bevendo durante la giornata. Amici, io quello che vi posso dire è che questo digiuno mi sta dando davvero delle ottime soddisfazioni. Vedo giorno per giorno il mio corpo cambiare, dimagrisco sempre di più ogni giorno, ma soprattutto mi sento bene anche nel corpo, dentro. Dentro mi sento bene, se praticamente è come se il mio corpo mi parlasse. E questa è la fase praticamente dove mi sento meglio. Mi sento meglio, ragiono meglio, riesco a concentrarmi meglio, ma soprattutto dormo meglio. E questa è una cosa che è insuperabile. Prendo subito sonno appena vado a letto e mi sveglio poi l'indomani mattina, non mi sveglio più la notte. Spiegarvelo così a parole, come ho detto nei video passati, non è possibile, perché per provare che cos'è il digiuno bisogna provarlo. Vi dico solo che il corpo ha bisogno di un reset, ha bisogno di automaticamente disintossicarsi, perché durante l'arco dell'anno, quando noi facciamo le mangiate, salsiccia arrostita, carne arrostita, oppure tutte quelle schifezze che vendono al supermercato, ovviamente il corpo si riempie di queste tossine. E da lì, giustamente, con il corpo pieno di tossine, spuntano i malanni. Durante l'arco dell'anno bisogna fare, almeno da parte mia, bisogna fare un reset al nostro corpo, bisogna purificarlo. Come si può purificare? Col digiuno. Il digiuno praticamente purifica il nostro corpo. Io attualmente mi sto purificando e ho deciso di fare questo digiuno, che almeno fino ad oggi lo vado a fare molto, molto, diciamo, inciso, molto calcato, perché le prime volte io ho provato a fare il digiuno piccolo, a livello di 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, 10 giorni, non ero mai arrivato, diciamo così, così tanto avanti. E adesso non mi voglio fermare ancora, perché ancora il mio corpo sta bene e non mi dà l'input per dire va, fermati. Io praticamente voglio andare avanti e sto facendo questa registrazione appunto per non dimenticarmi questo bel momento, almeno per me. Io, più di questo non ho, cosa devo dire? Voi stessi potete vedere le differenze che ci sono tra il primo giorno che ho cominciato il digiuno e oggi, che è il 20° giorno. E per quanto riguarda il peso, mi sono pesato il primo giorno, mi ricordo che era, mi pare, sui 100 kg, 100 e qualcosa, una cosa del genere. Ora mi peserò io quando finirò completamente il digiuno. Anche perché subito dopo la fase di digiuno continuerò a fare un altro tipo di digiuno, ossia il digiuno intermittente, che poi più avanti vi spiegherò che cos'è. Questo serve praticamente a far abituare il corpo a mantenere lo stesso peso e a mantenere la stessa linea. E niente, io fino ad oggi, come ripeto, mi sento perfettamente bene, non ho nessun fastidio. Per cui, amici, ci vediamo alla prossima registrazione. Non vi dico quando sarà, ma appena la vedrete capirete. Ciao ciao dal vostro Alberto e grazie ancora. Ciao. Oh yeah.